Benvenuti a questa puntata speciale di Stampa e Vangelo in diretta dagli esterni. Guardate, oggi ci siamo proprio sul Tevere, siamo proprio sul Lungo Tevere. È una puntata speciale perché ci sono successe tante cose. È stato il weekend in cui abbiamo completato la raccolta firme a Ostia. E ecco che è arrivata Patrizia Bertini, Massimiliano Esposito, Prisca Vegni, Paola Belletti. Guarda Paola, quanto è bella Roma, bella quasi quanto te, guarda, Oggi do questo spaccato della città mentre accompagno a scuola la piccolina. Ecco qui la piccola che oggi è a mio carico, diciamo così, per l'accompagno a scuola, perché poi devo andare a presentare, sono presidente papà e presidente operaio, poi devo anche presentare la busta con tutti i documenti del Popolo della Famiglia al Comune di Roma per la presentazione della lista del Popolo della Famiglia alle elezioni del Municipio Roma 10. E quindi c'è da fare tanto stamattina. E dunque la puntata l'ho voluta dedicare, anche perché il Vangelo di oggi è bellissimo, Oggi c'è Gesù che chiama a sé un bambino e dice: se non vi convertirete, non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questo è il Vangelo di oggi. E allora, per quanto la bambina sia, diciamo così, rognosa perché deve andare a scuola e quindi preferiva la domenica, diciamo così, il modello che Gesù ci dà è questo qui, è quello dei bambini e della loro innocenza. Dobbiamo essere davvero così. E allora oggi ho pensato che potesse essere il giorno giusto per fare la puntata on the road, per ricordare questa pagina straordinaria del Vangelo di oggi, bellissima, emozionante, anche estremamente poetica per molti versi. Ecco Don Francesco Colamonaco, che sicuramente avrà letto la pagina nella sua messa mattutina. C'è Alessandro Margiotta che dice: viva i bambini di tutto il mondo. Saluto Rasida Silveri, Roberta Pizzoccaro che dice: viva i nostri bambini. Insomma, siamo il popolo della famiglia. Saluto tutti gli amici di Bari che hanno accolto, diciamo così, la presentazione di O Capiamo o Moriamo a Bari. È stata una giornata bellissima, anche con molti sacerdoti capitanati da Don Francesco Colamonaco, li ringrazio. Stiamo passando intanto davanti, guardando un po', al Ministero della Pubblica Istruzione di Roma. Eccoci qui, possiamo chiamarlo pure Ministero della Pubblica Distruzione, vista il nome del ministro. Don Francesco dice: è stata una serata bellissima, grazie davvero. Saluto Luca Campisi: i bambini un dono immenso di Nostro Signore che purtroppo non tutti possono avere, verissimo. Saluto Barbara Putignani. Massimiliano Esposito vuole salutare la Fedeli. A proposito di Massimiliano Esposito, il gruppo Militanza Digitale del Popolo della Famiglia ha appena prodotto un bellissimo video che troverete su questa mia pagina della festa di Riolo Terme. Se volete rivivere quelle emozioni, siamo con il video online anche su YouTube, quindi se volete è davvero molto bello. Allora, dicevamo, la puntata di oggi è per celebrare il grande lavoro fatto da Nicola Di Matteo, tutto il gruppo del PDF di Roma, per la candidatura di Giovanni Fiori, candidato presidente al Municipio Roma 10. Questa è la bustona di documenti, vedete? La busta di documenti appena fatta, raccolta tutti i documenti che adesso io devo portare al Comune di Roma per fare il presidente operaio, che raccoglie 500 certificati circa. 500, l'ho già detto? mi corregge, Clara dice l'ho già detto. Devo ricordare 500 certificati, quindi la mattinata partirà per la raccolta di questi certificati. Sono 523 per la precisione, questo non ve l'ho detto. E dopo raccogliere 523 dovrò tornare a occuparmi anche delle altre varie questioni organizzative insieme a Nicola Di Matteo, a tutto il gruppo del PDF Roma, che ieri con Giovanni Fiori ha veramente fatto un risultato straordinario
Noi intanto siamo quasi arrivati a scuola, quindi questa puntata è inevitabilmente breve perché devo consegnare la bambina. Volevo però darvi il buongiorno e dirvi quindi queste belle notizie. La bella notizia, la buona novella del Vangelo di oggi: essere come bambini per entrare nel Regno dei Cieli. E la buona notizia, la buona novella, dobbiamo scendere, ci informa che è quello di aver completato la raccolta firme. Siamo arrivati dove vuole può accostare. Io ringrazio anche il nostro amico tassista, grazie, che ci ha accompagnato. E la diretta dunque per oggi si chiude qui. Fate sapere a tutti però che c'è il video della festa di Riolo, c'è la raccolta firme completata e che dobbiamo essere, ecco qui, innocenti come i bambini, come Clara che è appena arrivata a scuola. Grazie a Guido Mastrobuono e al gruppo della Militanza Digitale 3.0 che ha prodotto il video. È arrivato anche Giacomo, amico di Clara, che lo saluta in questa maniera così brillante, diciamo così. Raccolte tutte le firme, sì, cara Gabriella Maiglia. Il prossimo appuntamento dell'Ocom Tour, del Capiamo Moriamo Tour, è proprio con Gabriella Maiglia ad Arezzo il 6 di aprile, cioè venerdì prossimo, 6 di ottobre, scusate, cioè venerdì prossimo. È una straordinaria occasione di incontro, come è stata a Bari, come è stata a Casal Palocco, come è stata a Riolo. È stato meraviglioso stare con voi, sarà bellissimo ancora discutere di O Capiamo o Moriamo. Saimir ti saluta, Clara, ti saluto in tanti, forza popolo della famiglia, da Maria Di Nolfi una buona giornata, se potete un mi piace, un condividi a questa diretta, è arrivato anche Danilo Leonardi, una diretta particolare, un po' speciale, che però è arrivato anche Lorenzo, ragazzi, è arrivato anche Lorenzo, quindi ormai proprio se non scendo vengo picchiato, e vi ringrazio davvero con un abbraccio forte da Mario Adinolfi.